Ecco, questa per esempio è un'altra situazione dove per uscire dobbiamo andare a sfruttare al massimo questa angolatura qua. Questa e quest'angolo interno qua e quest'angolo esterno di qua. Per allargarci al massimo e non andare a toccare la muretta. È un bel posto stretto anche questo. Come potete notare, no? Adesso andiamo a vedere perché noi abbiamo sempre il nostro angolo, questo da andare a sfiorare il più possibile il raggio e l'angolatura di quel cassone in questo caso. Andiamo a vedere come fare questa piccola manovra. Allarghiamo il più possibile a sinistra e andiamo a prendere tutto l'angolo l'angolo, vedete che lì abbiamo anche l'angolo del rimorchio che sta uscendo, bisogna stare attenti a non colpire con quell'angolatura lì, che è l'angolo del rimorchio, quest'altro angolino, quello bianco lì, del cassone. E dall'altro lato invece vediamo che abbiamo creato uno spazio tra la muretta e i tre assi del semirimorchio. In questo caso è un rimorchio più corto perché è un 20 piedi, è stato accorciato. Quindi abbiamo un po' di difficoltà in meno, ma diciamo che visto lo spazio piccolo così com'è, la procedura è sempre quella. Adesso andiamo avanti. Vedete l'angolo del rimorchio, come sta passando a fianco dell'angolatura del cassone e anche di quella della muretta in cemento. Di là ritorniamo un attimo e andiamo a vedere che ha chiuso un po' perché si è diminuito un po' lo spazio, però abbiamo sempre il nostro range per passare in maniera perfetta senza andare a creare danni da nessuna parte. Poi lì abbiamo un altro angolo ancora, se vogliamo, da andare a sfruttare, perché così possiamo allargarci, ci allarghiamo ancora e andiamo a passare, come vedete, un po' a fianco anche di questa cassa. Vedete? Di qua alla fine della manovra ci troviamo con 30 centimetri di qua e più o meno una trentina di centimetri anche dall'altra parte. Quindi sfruttiamo sempre al massimo gli angoli, avviciniamoci sempre il più possibile, sempre stando attenti a destra e a sinistra fino a che non siamo usciti dalla nostra manovra. Ok ragazzi, spero di essere stato chiaro e siamo a posto. Allora ragazzi, spero di essere stato chiaro, di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.